Premio Energia, e oggi abbiamo con noi la scrittrice Dacia Maraini, che oltre ad essere scrittrice, poetessa, saggista e drammaturga. Signora Dacia, oggi lei viene un po' a raccontare la sua vita. Non è facile per una scrittrice raccontarsi, in genere si racconta. Beh, però si parla anche molto di sé, purtroppo la scrittura vuol dire anche mettersi a nudo, quindi c'è l'abitudine a entrare nella propria vita, a raccontare se stessi. Ci vuole un po' raccontare questa esperienza che lei ha vissuto drammatica nel campo di concentramento in Giappone? Era piccolissima allora, sì. Avevo 6 anni, ma insomma, quello ci vorrebbe ore per raccontare. Ho sofferto per 2 anni la fame, il freddo, le malattie che vengono dalla malnutrizione, i parassiti. È stata un'esperienza molto molto dura e che ancora nella mia memoria è molto chiara. Non è che si dimenticano queste cose. Quando uno è passato 2 anni in campo di concentramento, credo che non lo dimentica più. Ha un rapporto, si crea anche un rapporto col cibo, per esempio. No? Io non riesco a buttare mai via il cibo, è una cosa che mi fa stare. Che l'ha segnata, questo l'ha segnata. Sì. Anche se io mangio poco, ma cibo per me è gioia di vivere, ricchezza. Mi sembra sempre incredibile che ci sia tanto cibo quando per anni ho sofferto la fame. Soprattutto il pane. Soprattutto il pane e olio che mi piace tanto. No, ma insomma, veramente è stata un'esperienza bellissima. E lei ha scritto tantissimo, quindi viene ritenuta tra le scrittrici più importanti del Novecento italiano e non solo. Ecco, qual è il libro un po' le ha lasciato più il segno? A quale libro più legata? No, io sono legata sempre all'ultimo, perché è quello che mi tiene compagnia, mi ha tenuto compagnia. Adesso sto per pubblicare un libro che esce tra un mese, quindi è che si chiama, ricordiamo? Si chiama La bambina e il sognatore. È un libro su cui ho lavorato 3 anni, quindi è chiaro che io sono molto legata a questo libro. Però se uno deve fare uno sguardo d'insieme, io posso dire quello che il pubblico magari preferisce, che poi è Mariano Cria, che è quello che ha venduto di più, tradotto di più. Però io sono sempre legata all'ultimo. Ecco, a proposito di cinema, visto che questo di Cria è stato poi tradotto in film, bellissimo tra l'altro. E che rapporto c'è tra cinema e letteratura, visto che tanto si parla oggi? Ma guardi, il cinema si nutre di letteratura. Lei si arriva a guardare le statistiche, il 70% dei film vengono dai libri, quindi evidentemente c'è un rapporto molto stretto. È bellissimo questo. È bello che ci sia questa simbiosi, solo che l'autore qualche volta, secondo me, sbaglia a pensare che il film sia un'illustrazione del libro. In realtà è l'interpretazione del libro, quindi bisogna capire che è un altro linguaggio e bisogna lasciare libero il regista di esprimere con il suo proprio linguaggio. E tra l'altro ricordiamo che lei anche è poetessa, quindi che rapporto c'è tra narrazione e poesia? Tra l'altro ricordiamo anche che la poesia viene ritenuta più ostica. Si vende molto meno i libri di poesia. Sì, no, sì, è vero, si vende meno, ma non perché è più ostica, è che la narrazione fa parte della vita, è il racconto, è il rapporto con la quotidianità, con la realtà. La poesia ha bisogno di una maggiore conoscenza dall'interno delle regole, dei tempi, una certa assuefazione alla memoria, alla musicalità delle parole, e quindi ci vuole un po' più di fatica per questo. Però quando io vedo che quando le persone vanno poco alla libreria a prendere poesia, ma quando ci sono le letture di poesia
a voce alta, la gente va a correre proprio, perché evidentemente la parte orale nella poesia è molto importante. Lei ha avuto questo grande rapporto con Alberto Moravia, un altro dei grandi scrittori italiani, e cosa ne rimane di questo rapporto? E voglio anche ricordare quest'altro grande rapporto tra Moravia e Pasolini, 40 anni, 50 anni dalla morte di Pasolini, 40 anni abbiamo, dalla morte di Pasolini. Guardi, sono due persone straordinarie che mi hanno dato tanto, siamo andati in viaggio insieme con Pasolini, ho fatto anche un film che è Fiore della mia prima notte, e certamente mancano sia a me che al paese. Io credo che il paese avrebbe molto bisogno di persone con quella forza intellettuale, con quella indipendenza, autonomia, indipendenza, ma anche con quel giudizio, quell'attenzione nei riguardi della realtà italiana che avevano loro, e oltretutto umanamente erano persone straordinarie, generose e rispettose, cosa che oggi ormai è tutto basato sull'insulto, sul disprezzo, sul disprezzo dell'avversario, dell'altro. Io non so, cioè veramente manca quella generosità e quel pensare in grande, che secondo me era tipica sia di Alberto che di Pierpaolo. Dal punto di vista letterario cosa hanno lasciato nella letteratura del nostro paese? Certo, ma secondo me sono due classici di cui non si può fare a meno, insomma, di tenere conto. Prima di tutto direi che per esempio Moravia come raccontatore di storie rientra in una grande tradizione italiana che va a Mattia Bandello, che va a Basile, che va a Boccaccio, Pirandello, insomma c'è nella nostra tradizione questo racconta storie, no? che è molto importante. E basterebbero tutti i suoi racconti, che sono qualche centinaio, per farne uno scrittore radicato nella realtà italiana. Poi ci sono i suoi romanzi, che sono bellissimi, che hanno stravolto la storia della letteratura, come Gli Indifferenti, come Agostino, come Il Venno di Malato, sono dei grandi romanzi. Pasolini si è provato su campi diversi, cioè non soltanto sulla poesia e la letteratura, ma anche la poesia e la prosa, ma anche il teatro, anche il cinema, no? È stato un uomo a tutto tondo, anche lui rientra in una tradizione rinascimentale. La grande intellettuale rinascimentale era come Leonardo da Vinci, era un uomo che era allo stesso tempo scienziato, filosofo, scrittore, poeta. Un artista a 360 gradi. Sì, era così. Quindi rientra un po' in quella tradizione. Ecco, lei ha scritto anche sulla Sicilia, quindi è molto legata alla Sicilia. Ricordiamo Bagheria, dove parla non solo di problemi di mafia, ma lei dice sempre che vuole parlare di letteratura, di arte in Sicilia. Ecco, che rapporto c'ha con l'isola? No, ottimi rapporti, adesso fra due settimane vado, non ho più niente di proprietà, perché mia madre è siciliana e alle origini avevamo una casa, e poi una casa vinicola, mia madre aveva la casa vinicola, poi dopo abbiamo perso tutto e adesso non abbiamo niente, però io vado perché mi invitano ad andare nelle scuole, ci vado molto volentieri, ho molti amici carissimi che stanno lì e così mi piace la cultura siciliana, la mentalità siciliana, anche se naturalmente ha i suoi lati buoni e i suoi lati cattivi. La Sicilia c'è un po' di tutto, c'è la speculazione, c'è la mafia, e poi c'è anche, però ci sono anche persone responsabili che hanno un grandissimo senso del proprio dovere, del lavoro, e poi ci sono gli artisti, basti pensare che solo Bagheria c'è il Tornatore, ci sono dei poeti, ci sono dei pittori, Cutuso e di Bagheria,
Shan di Bagheria, quindi è anche una terra che ha dato moltissimi artisti. Ecco, un altro problema che volevo sollevarle, cioè in genere noi negli anni 70 tutto quello che succedeva, dicevamo, e gli intellettuali cosa ne pensano? Oggi sembra che gli intellettuali non esistano più, non prendono più posizione rispetto a quello che succede ad esempio in questo momento nel nostro paese, dove ci sono molti che ritengono che c'è una svolta autoritaria. E cosa ne pensa? No, io penso che gli intellettuali prendono posizione. Guardi, perfino Henri De Luca è stato denunciato perché ha preso posizione anche con molta durezza. No, prendono posizione. Si ricordi, non so, i girotondi che faceva Nanni Moretti, e poi continuamente intervengono. Quello che manca è la comunità degli intellettuali, quello non c'è più. Perché non c'è rete tra... Non c'è rete, non c'è la comunità che una volta però si costruiva intorno a un'ideologia. Adesso le ideologie sono tutte morte e quindi ognuno agisce per sé, ognuno parla da solo, c'è molta frammentazione. Però come no? Ci sono tante, Eco prende posizione, Saviano prende posizione, Magris prende posizione, io stessa sul giornale prendo posizione. Cosa ne pensa di questa svolta? Svolta autoritaria? Ma io non penso che sia una svolta autoritaria da stravolgere le cose. È che c'è stato buttato una pietra in uno stagno. Perché lì la politica italiana era diventata stagnante, immobile, non si riusciva a muovere. E adesso bisogna però che si muova, ma deve muoversi tutta la società, non soltanto delle persone in alto. E... No, io non credo, sinceramente, se ci fosse una deriva autoritaria, io ne ho assistite a tante derive autoritarie anche fuori dall'Italia, non saremmo qui a parlare. La deriva autoritaria, per prima cosa, mette a tacere la televisione, i giornali, le radio, non mi sembra questo il caso, perciò è un paese democratico che ha dei problemi perché la democrazia non è facile, la democrazia è molto complicata, è sempre un equilibrio delicatissimo tra chi agisce e chi non agisce, e lì naturalmente bisogna cercare di rifondare il paese dal basso, nel senso di creare un senso di responsabilità che si è perso, ma si è perso non per colpa della deriva del mondo, si è perso perché ci sono stati tanti anni di non politica, di non responsabilità, di frammentazione, di deriva etica del paese, questo, ma tutto il paese, scusi, lei guarda, apre il giornale e vede quello che fanno i nostri amministratori, ma di destra e di sinistra è tutto, dappertutto, in tutto il paese, è una cosa che è angosciante, uno dice ma com'è possibile? Vuol dire che non è che è una mela marcia, è un sistema che non funziona più, che è tutto per la sua corruzione. Quindi bisogna cominciare a cercare di creare un'etica pubblica, ma lo devono fare i cittadini però, non soltanto i politici. Ecco, un'ultima domanda, questo assorbimento da parte della Mondadori e dell'RCS, siamo ormai verso un monopolio dell'editoria, se non verso un oligopolio, secondo lei? Questa è una tendenza che c'è in tutto il mondo, purtroppo io avevo un editore per esempio in Germania e da un giorno all'altro non ho trovato più nessuno perché è stato mangiato, fagocitato da un altro grande editore internazionale, e cioè c'è una tendenza nel momento di crisi in cui si vendono pochi libri anche per l'arrivo delle tecnologie eccetera, e le stanno chiudendo le librerie, stanno chiudendo le biblioteche, c'è la tendenza a coagularsi, a mettersi insieme. Per me è un fatto negativo perché effettivamente si rischia appunto di creare un grosso colosso, no? E di perdere quella pluralità che è importante in tutte le manifestazioni economiche,
e di mercato. Quindi per me, però io capisco le ragioni si capiscono, perché sì, li tiene chiudere, quando le case editrici non ce la fanno, allora si mettono insieme. Però appunto bisognerebbe sempre fare in modo che ci sia la pluralità, perché la pluralità è fondamentale per il mercato. Per la libertà la anche. La concorrenza. Dell'arte, per la libertà dell'arte. Per la libertà anche dell'arte, sì, io sono di questo avviso. Però bisogna anche tenere conto che c'è una crisi molto forte, stanno chiudendo le case editrici, i librai, eccetera, e che quindi questa tendenza di unire le forze è abbastanza normale, ecco, avviene dappertutto, non avviene solo da noi. Bisognerebbe stare attenti, per esempio, ecco, anche coloro che vigilano, diciamo, su queste antitrust, sì, dicano no, fino a un certo punto si può unirsi. Anche in Francia questo non avviene, perché? No, avviene anche in Francia. Avviene anche in Francia. Anche lì c'è Hachette che ha comprato non so quante decine e decine di case editrici, quindi no, avviene dappertutto, dappertutto. Però appunto bisogna che si vigili perché questo avvenga, ma sotto controllo, in modo che non diventi qualcosa che schiaccia il mercato. Ecco, lei è scrittrice di lunga data, cosa dice alle giovani generazioni? Beh, intanto che devono leggere, perché molti scrivono ma non leggono abbastanza, e questa è una brutta abitudine, e invece la lettura è un grande esercizio di libertà, e fra l'altro quando si legge un libro lo si riscrive, questa è la forza della lettura, che si entra dentro il libro, lo si ricostruisce con la nostra immaginazione, e l'immaginazione è il motore più potente del nostro corpo, e quindi leggere è veramente un grande esercizio. E molti pensano che no, si può fare a meno, però poi dopo sento il bisogno di scrivere, che mi va benissimo, è bene scrivere perché si ferma qualcosa di fluido che è il pensiero, però se uno vuole farsi leggere degli altri bisogna che prima di tutto sia dentro nel mondo della scrittura, con competenza, con conoscenza, con consapevolezza. Questo manca, il nostro è il paese più ritardato dal punto di vista della lettura, lei lo saprà. E quindi i dati purtroppo sono negativi. Negativo. Ecco, allora diciamo quindi, che ci sono più scrittori e meno lettori. Sì. Quindi diciamo ai giovani che leggano e scrivano, tutte e due le cose vanno benissimo, ma una sola cosa non va bene. Bene, noi ringraziamo Dacia Maraini e arrivederci per quanto riguarda l'associazione Energia. Arrivederci a voi.